Siamo nel mese di ottobre e questo ottobre 2015 potrebbe entrare nella storia di Sanremo perché c'è il PUC all'orizzonte, anzi proprio nelle ultime ore c'è stato un passaggio importante. Ma il PUC è sicuramente un passaggio sentito, ormai sono 25 anni che aspettiamo il PUC a Sanremo. Noi insieme a Luca, all'assessore Emanueli, che abbiamo fatto anche lì una scelta concreta, cioè di mettere una persona, un professionista non di Sanremo, che lavori fuori Sanremo, che portasse avanti questo importante documento e nell'arco di 15 mesi siamo pronti. Oggi è passato in commissione il PUC, cioè dopo vari incontri che sono stati fatti in questi ultimi 3 mesi, siamo pronti ad andare in consiglio comunale che prevediamo verso metà, fine ottobre, di essere pronti per andare in discussione di questo importante documento che poi dovrà andare in regione per poi tornare. Credo dopo questo passaggio che nell'arco di 9 mesi, massimo un anno, si avrà un PUC effettivo pronto per la città. Dunque il primo passaggio a breve e su questo voglio dire, anche questo è un lavoro enorme che è stato fatto, siamo partiti già da quello che era stato lasciato dalla passata amministrazione, siamo andati a fare ovviamente delle scelte in alcuni casi diverse, abbiamo cercato di renderlo anche nostro in tutto quello che era possibile e sicuramente, come diceva, è un fatto storico. È una delle sfide più importanti del suo mandato, questa. Ma ce ne sono tante di sfide, questa è una di queste, sicuramente ci saranno altri temi da affrontare, ma il PUC indubbiamente è importante, sì, è importante dare un ordine e capire quello che sarà possibile fare nei prossimi anni nel nostro territorio. Come è importante il portafoglio delle casse comunali e come ogni fine anno dobbiamo fare i conti col patto di stabilità. Quali Certo. sono le ultime notizie? Ma le ultime notizie, tanto partiamo che noi quest'anno abbiamo fatto delle scelte consapevoli che avrebbero inciso sul patto. Partiamo dalle scuole, no? Le scuole, la storia la conosciamo, quello che è successo negli ultimi mesi, le problematiche che abbiamo avuto, un crollo di un edificio pubblico a Col di Rodi, poi il cedimento di un controsoffitto in una scuola. Ecco, allora da lì sono partite delle indagini su tutti quelli che sono gli immobili, gli edifici scolastici, gli impianti sportivi, e ovviamente questo abbiamo dovuto così investire delle risorse, ma allo stesso tempo per mettere a posto tutta questa situazione che ci è voluta circa praticamente 6 mesi, sono uscite dalle casse comunali più di 2 milioni di euro. E un ulteriore 1,5 milioni invece arriverà per quest'autunno tramite finanziamenti europei. Perciò tutta questa operazione per rimettere i controsoffitti in sicurezza di tutti quelli che sono i nostri edifici scolastici ha inciso per 3 milioni e mezzo di euro. Dunque è un'operazione importantissima. E poi c'è stato il discorso di Mario Calvino, fare il primo tratto dei lavori, anche questo voglio dire ha inciso notevolmente anche su come costi, come altre opere. Purtroppo oggi, come l'anno scorso, siamo per questo, io dico, maledetto patto di stabilità, perché siamo nuovamente in difficoltà, perché sicuramente ci porterà, saremo obbligati ad alienare quello che si riuscirà a fare, degli importanti immobili comunali per cercare di pareggiare questo patto di stabilità. Dalla regione potrà arrivare il solito aiuto? Ma io me lo auguro di cuore, come è sempre successo, nel senso che gli aiuti possono arrivare sul patto verticale e sul patto orizzontale. Purtroppo anche le regioni hanno le loro difficoltà, quest'anno si prevede, forse per Sanremo, sul patto verticale una cifra intorno a 1 milione, 1 milione e 200 mila euro. Non è una cifra enorme, ma comunque è una piccola, voglio dire, contributo. E ho un appuntamento proprio col Presidente Totti nell'arco di 10 giorni per parlare anche di questo, perché sicuramente c'è bisogno di un intervento della Regione, ma credo che tutti i comuni della provincia di Imperia, della Liguria o d'Italia abbiano bisogno in questo momento di un sostegno, perché purtroppo il patto di stabilità è una cosa abbastanza complicata da spiegare, ma allo stesso tempo, secondo me Sanremo è un po' un fatto eccezionale, perché in realtà a Sanremo ci sono le risorse, ma purtroppo non ce le fanno spendere per vari motivi.